nel febbraio del 1999, quando aveva assunto le funzioni di procuratore della Repubblica di Messina, all'esito di una convocazione della Commissione Antimafia, gli fu chiesto un parere sulla città di Messina. E in quell'occasione ebbe a dire: Messina è una città scartata. Perché è una città scartata? Perché Messina è una città che era stata eliminata, perché fino a qualche giorno fa Messina era destinata a fallire sotto il profilo aziendale e quindi a cadere nel baratro delle città fallite. Oggi Messina si può dire sta risorgendo e devo darle atto che il merito è esclusivamente suo e della sua giunta per aver assunto una decisione estremamente coraggiosa e importante che ci consente di oggi forse il Consiglio Comunale di approvare il bilancio di previsione 2011, che è uno strumento estremamente importante, che serve, 2012 scusate, che ci serve per avviare un discorso di rinnovamento, di sviluppo di questa città e di cui ha tanto bisogno. Abbiamo passato mesi difficili, tremendi, con occupazione di queste sale, con proteste legittime da parte dei lavoratori che non pigliano stipendio, pigliano stipendio, non pigliano stipendio da mesi, con problemi sociali enormi anche dal profilo dell'economia generale. E le posso dire che la città le è riconoscente in maniera estrema per quello che ha fatto e per quello che farà. Siamo certi che con la sua aiuto e con questi 40 milioni che ci ha messo a disposizione per superare la fase difficile di poter andare avanti e di poter finalmente poter dire che Messina è la città splendida che è sempre stata e che speriamo diventi sempre più splendida. Grazie infinite e buon anno e auguri per il suo lavoro che non è facile. Le do il crest della città di Messina perché lo appenda sulla sua scrivania e ci ricordi sempre di noi. Grazie infinite. Ma sinceramente lo terrò con grande onore e con grande gioia. L'onore che viene dal riconoscimento di una città laboriosa, bella, che sembra essere venuta negli ultimi anni, quasi negli ultimi mesi, il paradosso della Sicilia, la stessa, una Sicilia bellissima, piena di possibilità produttive, è una Sicilia nello stesso tempo che era sull'orlo del default, di un commissariamento annunciato, e di una Sicilia invece che si mette in cammino, e si inverte una tendenza e comincia a riaccendere la speranza. Fino a 3 mesi fa si parlava solo di crisi, di commissariamento, di deficit. Per la prima volta abbiamo fatto un bilancio quest'anno che fa la solidarietà sociale, sostiene i comuni, sostiene i lavoratori precari, sostiene le imprese, interviene nelle aree del dissesto idrogeologico. Abbiamo sbloccato in sole 3 settimane una programmazione europea che non si sbloccava da 3 anni. Abbiamo il patto dei sindaci per risparmiare energie e per creare lavoro, che potrà, se attivato opportunamente, potrà portare a non meno di 5 miliardi di euro in Sicilia, e si comincia a sperare. È così come si deve cominciare a sperare a Messina. Guardate, non è stato semplice ottenere, prima trovare le risorse, perché capite bene che si trattava di trovare delle risorse del 2012 a fine anno, quando tutto era stato prosciugato. Una gestione accorta della cosa pubblica non ti fa arrivare a fine anno al prosciugamento delle risorse, deve avere sempre dei margini per fronteggiare le emergenze. Eppure così però era, e così ci siamo, e abbiamo dovuto, come dire, cercare nei rivoli del bilancio la possibilità di utilizzare risorse. La seconda è stata un'avversione politica che abbiamo trovato diffusa sulla questione se dovevamo o no aiutare una città in crisi. Su questo io voglio essere categorico, perché qualcuno diceva: ah, allora poi verrà Palermo, poi verrà Catania. Tanto sia Catania che Palermo hanno ricevuto e sono stati destinatari anche di altre misure, parliamoci chiaro. Cioè, quando abbiamo sbloccato la questione delle zone franche urbane recentemente, Palermo
usufruisce di fondi pubblici per il quartiere Brancaccio, Catania per il quartiere Librino, quindi anche lì la giunta regionale ha fatto un grande sforzo. Anche Messina, la provincia di Messina usufruisce con Barcellona, che aveva presentato il progetto, e quindi anche lì si interviene. Ma voglio ricordare la GESIP come intervento ultimo del governo di fine anno, anche lì avevamo dei contrasti della politica, persino dei sindacati a intervenire, come se noi improvvisamente lasciassimo il problema di 2.800 precari sulle spalle di una città, destinando quella città al fallimento. La regione siciliana intende intervenire sulle situazioni di crisi dei comuni, e questo lo voglio dire con chiarezza, contrastando rettamente la tendenza di chi pensa che, siccome è stato eletto deputato all'ARS, dei comuni non se ne debba interessare. Ma è un gioco mio. Però è chiaro che questo intervento non può essere né a pioggia né un incentivo a entrare in crisi, per essere chiaro. L'intervento di Messina viene riconosciuto perché Messina, tramite il suo commissario, che si è dimostrato non solo per bene, come già conoscevamo da anni nella sua attività di procuratore e di uomo dello Stato, ma anche bravo ed efficiente, ponendosi per la prima volta l'obiettivo, così come abbiamo fatto per la prima volta la Regione Siciliana, quello di fare un bilancio reale, vero, non gonfiato nelle entrate e poi che produce automaticamente debiti a fine anno. E quando vai a affrontare queste questioni viene fuori il deficit accumulato negli anni. Beh, a Messina presenta un piano di rientro vero, serio, verificato non solo dagli uffici del Ministero, ma anche dagli uffici della Regione. È su questo che si dà una credibilità, cioè nell'inversione di tendenza che si manifesta. Quindi quei comuni che hanno prodotto dissesto, che hanno prodotto debiti, che mostrano la volontà di voler cambiare tendenza, è chiaro che saranno sostenuti dalla Regione. Noi abbiamo questo dovere. Il default di Messina avrebbe trascinato per le agenzie di rating tutta la Regione Siciliana, e avrebbe contribuito anche in modo negativo sullo spread, non solo siciliano ma anche italiano. Quindi avrebbe avuto un effetto, noi interveniamo con 40 milioni, ma l'effetto, il danno che avrebbe avuto è stato stimato dai nostri uffici a non meno di 400 milioni che sarebbe potuto trascinare sull'economia siciliana, senza considerare il danno sociale che ne avrebbero avuto fasce di lavoratori, di precari, di persone che stanno lavorando, di impiegati che lavorano e operai che lavorano nelle società municipalizzate, eccetera. Attraverso questo intervento è possibile cominciare a pianificare un reale rientro in bonus del bilancio, che parta anche dalla considerazione, anche dal fatto che si possa privatizzare per alcune cose, si possa vendere per rendere l'economia agibile, perché è chiaro che se succede per esempio che il trasporto pubblico è gestito, il trasporto urbano è gestito dal pubblico, a volte accade che per mesi nessuno e per anni nessuno paga i biglietti, non succede assolutamente nulla. Ora dice che cos'è quell'euro che si paga, però quell'euro permette poi di mantenere una struttura, eccetera. Chiaramente non sono solo questi i problemi, ci sono anche errori, sovradimensionamenti, costruzione artificiosa dei precariati e costruzioni artificiose negli anni di macchine burocratiche eccessive, pesanti, frutto anche dell'azione clientelare. Io spero, se ci sono delle responsabilità, che queste responsabilità vengano pagate in termini anche di giustizia, perché non si può dissestare una città e poi tutto rimane come prima. Per cui sono convinto, oggi il messaggio che io voglio lanciare a Messina è un messaggio di speranza. Questo intervento è per la ripresa di Messina,
dove dobbiamo cominciare a affrontare insieme, insieme, perché il governo della regione si prende le sue responsabilità e lavora, perché noi non, e lo fa in una logica un po' diversa rispetto al passato. Palermo contro Catania, Messina che viene schiacciata da queste due realtà, non può essere. Le città siciliane sono tutte, probabilmente un presidente della regione che non è espressione di nessuna di queste città forse riesce a vedere con meglio la necessità di intervenire sulle aree metropolitane. Aree metropolitane sulle quali stiamo lavorando, il 21 prossimo anche concluderemo col ministro Barca e col presidente delle Ferrovie dello Stato Moretti un accordo a Roma che finalmente inserisce l'alta velocità nei collegamenti fra queste tre città e abbrevia fortemente, l'obiettivo dovrebbe essere, giusto per intenderci, non solo la costruzione del doppio binario fra Catania e Messina, ma anche quello di mettere in link gli aeroporti tanto di Catania e Palermo nella prima fase in 5 anni in 2 ore e mezzo, in 10 anni in 1 ora e 20, che diventa quelle cose che sembrano ormai realizzate da anni in Europa e però che dobbiamo fare, così come stiamo pensando a potenziare tutto l'asse viario eccetera e, no, e i collegamenti anche la nord-sud pure che legherà una parte del messinese che è completamente diciamo isolato rispetto al resto della Sicilia, quella che parte da Santo Stefano di Camastra. Stiamo pensando di favorire fortemente la costruzione del porto turistico di Santo Stefano di Camastra. È chiaro che dobbiamo fare un ragionamento sul ponte che non può diventare la promessa elettorale di ogni volta, o ci sono o non ci sono i fondi per il ponte. Io tanto è vero che persino esito a schierarmi, perché di fronte a una cosa che non c'è, di fronte a una cosa che non c'è, ogni volta viene fatta questa domanda: sei favorevole o non favorevole al muovo? È come se mi chiedessero se il sesso degli angeli è maschile o femminile, perché non c'è nessun progetto reale, semplicemente perché non c'è nessun finanziamento reale. Di fatto noi abbiamo una società che costruisce, cioè l'unico costo certo è che paghiamo la progettazione a questa società del ponte. Allora, qui bisogna fare anche cominciare a chiarezza e dare chiarezza e cominciare a dare segnali più concreti a Messina. C'è il problema per esempio della fiera, potrebbe assolvere un grandissimo ruolo, però lì assistiamo addirittura al demanio che caccia un'altra struttura pubblica. Cioè, voglio dire, anche su questo dovremmo cominciare a mettere pace nel, diciamo, anche fra gli enti pubblici, perché è chiaro che se il sistema si inceppa e addirittura si creano conflitti dentro le istituzioni, è chiaro che poi non governiamo assolutamente nulla. Noi non possiamo assolutamente pensare che a Messina sparisca tutto. Quindi io credo che questo sia il primo atto concreto, e la voglio ringraziare il commissario per aver incominciato questa attività, che per questo abbiamo anche sosteniamo questo suo sforzo, perché a Messina ritorni la speranza e riprende la fiducia e gli imprenditori comincino a investire in cose serie, non in cose che non ci sono. Cominciano a investire perché ci sono qui le risorse, c'è l'imprenditoria. Se c'è da velocizzare, noi adesso uno degli obiettivi, il mio governo ha già raggiunto e superato gli obiettivi dei primi 100 giorni, ne rimane uno fondamentale su cui lavoreremo nel mese di gennaio, che è quello della sburocratizzazione, che vorremmo realizzare in tempi rapidi una legge sulla sburocratizzazione che favorisce le imprese. Però io vorrei che aprissimo qui un tavolo con l'imprenditoria della città, con le parti sociali, per governare i processi, perché se ognuno si ritira si raccoglieranno solo i cocci. E invece è venuto il momento di rimboccarsi le maniche. Cos'è cambiato? È cambiato che c'è a Comune in questo momento una gestione corretta e che alla Regione c'è una gestione pure corretta che vuole venire incontro alle esigenze di questa città, che noi crediamo debba diventare una delle città più sviluppate d'Europa, perché ha
tutte le caratteristiche per farlo. Pensate, è la provincia questa di Messina in assoluto che raccoglie i più grandi flussi turistici che ci sono in Sicilia, fra le isole, fra Taormina, eccetera. Le potenzialità turistiche di questa zona ancora non sono utilizzate fino in fondo. Discutiamone insieme, insieme all'amministrazione, insieme all'imprenditoria, cosa dobbiamo fare, come dobbiamo intervenire. Però facciamo, perché qui ci sono le potenzialità, non ci inventiamo una possibilità che non c'è. Vediamo di programmare un po' meglio quello che avviene, perché se alla fine poi una città diventa massacrata da decine e decine di percentri commerciali, è chiaro che poi falliscono una presa all'altra, perché anche sono sopravvalutate rispetto alle loro necessità, è chiaro che creiamo elementi di stabilizzazione netta non solo della struttura del lavoro, ma anche dell'economia, globale della città, perché da un lato falliscono le piccole attività e dall'altro quelle grandi non finiscono per essere un modello di lavoro stabile. Cominciamo a razionalizzare ciò che serve da ciò che non serve e cominciamo anche a pensare che i privati debbano avere un grande ruolo, ma il settore pubblico non può essere l'occasione dello spreco. È chiaro che c'è una responsabilità su Messina spaventosa, rispetto al se si produce un deficit delle proporzioni che è stato portato a Messina, è chiaro che ci sono responsabilità gravi, però è chiaro che tutto questo non deve continuare ad avvenire e credo che da questa lezione possa partire una rinascita della città che deve coinvolgere con entusiasmo tutto. Ci sono momenti difficili, li superiamo, li dobbiamo superare. Però guai a farsi perdere, prendere dall'ottimismo e dall'abbandono. Quindi una città entra in un clima depressivo e quando si è depressi si hanno due possibilità. O si lascia andare, oppure la depressione diventa invece occasione di dinamismo, di lavoro e di crescita. Le crisi, anche esistenziali, a volte servono per crescere, per cancellare un passato sbagliato e per costruire anche una nuova vita. E io sono convinto che questo sia quello che dobbiamo dire oggi ai messinesi. Riaccendere la speranza e cominciare un po' tutti a lavorare. E lavorare meglio, senza pensare che, come si dice, senza mangiugna, io amo dire, senza mangiugna. Cioè cominciando a lavorare per il bene pubblico e facendolo tutti insieme. Il governo della regione starà insieme a voi. È una città che merita, è una città sulla quale dobbiamo investire e che non può pagare gli errori di altri. Grazie. 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 Ci sono delle domande concise perché il Presidente ha una serie di appuntamenti piuttosto impegnati. Non sarebbe a caso.